sabato 31 agosto a Venezia 81, il giorno di Gianni Amelio e del suo film in concorso Campo di Battaglia. Valeria, com'è Campo di Battaglia? Allora, saremo buoni. No, perché? No, saremo buoni nel dirlo, il nostro parere. Allora, il film ha una buona idea di base, il problema è la sua esecuzione, nel senso che il regista vuole parlare di tantissime cose, il problema è che poi non le riesce a sviluppare. Cioè, all'inizio inizia con questi due dottori che hanno un approccio diverso con i soldati che arrivano in ospedale e uno di loro, interpretato da Alessandro Borghi, cerca in tutti i modi di farli peggiorare per non mandarli più a fronte. Il film va così, va avanti così per una mezz'ora, dopodiché subentra un'altra tematica che è quella della spagnola, perché comunque siamo nella prima guerra mondiale, e cambia subito rotta, però i passaggi che avvengono proprio a livello narrativo non sono ben concatenati, cioè è come se il film non avesse una quadra e si sfaldasse piano piano, cioè inizia a parlare di una tematica, poi passa a un'altra e mescola un po' troppo le varie linee narrative, facendo un po' un pasticcio, diciamo. Nonostante questo, Alessandro Borghi per me comunque resta sempre un grande attore, anche senza barba, e comunque la sua interpretazione è anche vestito. La sua interpretazione a me, per esempio, è piaciuta, però comunque il film secondo me non funziona proprio per niente. Sì, sono tendenzialmente d'accordo, perché secondo me, come tu dicevi, il problema è principalmente di sviluppo della sceneggiatura. Ci sono tante premesse che poi non vengono sviluppate, il film sembra parlare di tante cose senza poi mettere a fuoco nulla. Ed è un po' un peccato, perché sia da un punto di vista della messa in scena, sia per quanto riguarda la scelta degli attori, c'era del materiale. Voglio ricordare Gabriel Montesi, che è il coprotagonista, che si sta facendo strada nel cinema degli ultimi anni, e secondo Infatti me è un attore molto, molto interessante, sì, da tenere d'occhio. Anche capace, sì. Peccato. Poteva essere un film interessante. Aveva il suo potenziale, sì, confermo.